Ciao a tutti e bentornati qui Shesanna. Se mi sentite con la voce un po' rauca è effettivamente perché ho la voce rauca. Io non so se l'ho detto nel precedente video, abito a Zurigo e la settimana scorsa ho preso pioggia, una tempesta di neve e una tempesta di vento mentre stavo tornando a casa. E questo è semplicemente il risultato. Comunque sto bene, mi sto curando, tutto a posto. Ho solo un po' di mal di gola. Come avevamo detto nel precedente video, ci troviamo qui per parlare dell'haul che ho fatto a Parigi. Infatti, a fine gennaio, primi febbraio, era l'ultimo weekend di gennaio, se non mi sbaglio, sono andata a fare un weekend a Parigi e sapendo di andarci ho dato un'occhiata a che tipi di negozi di make-up c'erano a Parigi, così per andare a fare un giro. E ho scoperto che sugli Champs-Élysées c'è un Sephora enorme che ha tutte quelle marche che di solito da noi non si trovano. Quindi ho preparato una bella lista, mi sono preparata in anticipo e sono andata a vedere appunto di riuscire a comprare tutti quei prodotti che qui non potevo toccare con mano. E penso di averci lavorato almeno 2 o 3 sere a cercare, e così ho fatto una to buy list, della quale poi non ho comprato tutto e alla quale ho aggiunto qualcos'altro che ho provato lì in negozio, qualche prodotto insomma che mi è piaciuto e che non era previsto, però mi sono più o meno attenuta alla lista che avevo preparato. Vi lascio qui la foto che ho fatto prima di entrare a Sephora e un piccolissimo video. Buongiorno, siamo sulle Champs-Élysées a Parigi e oggi vado a fare un po' di acquisti da Sephora. Questa è la più grande Sephora che c'è qua a Parigi, sulle Champs-Élysées, e poi vedremo insieme cosa ho comprato. C'era tutto uno stand, vabbè, con i prodotti di Charlotte Tilbury, uno con tutti i prodotti di Pat McGrath. Insomma, diciamo che sono stata dentro almeno 2 ore perché erano tutti prodotti che da noi non si trovano, si possono acquistare solo online e quindi ero veramente curiosa di metterci le mani, diciamo. E sono uscita, vi lascio anche la foto che ho fatto, con un bel pacchetto di cose che ho acquistato. Eccolo qua, in tutto il suo splendore, la sua pesantezza. Qui ho anche gli scontrini, così vi posso dire i prezzi dei prodotti. Sono due perché alcuni prodotti erano in sconto se comprati online, quindi li ho comprati online da qui e ho fatto il ritiro in negozio perché ovviamente Sephora Francia non spedisce negli altri paesi e soprattutto non spedisce in Svizzera, dove di solito i cosmetici costano molto di più e altrimenti tutti li comprerebbero negli altri paesi. E quindi i due prodotti li ho già trovati lì in negozio quando sono arrivata per appunto poterli pagare di meno, perché online mi pare avevano uno sconto, uno del 20, uno del 15%, e infatti mi piacerebbe partire proprio da quei due. Gli altri invece li pescherò a caso. Allora, eccoli qua. Il primo è questa palettina di Tarte che si chiama Hamptons Weekender. Ed è praticamente una palettina bronzer, blush e illuminante. Eccola qui. Questa l'ho comprata perché aspettavo da tanto di trovare una palettina con un bronzer, un blush e un illuminante che funzionassero. E sono perfetti quando sto fuori tutto il giorno e poi magari devo uscire a cena e riesco a fare con questi 3 colori il trucco viso e anche il trucco occhi. E, anzi, se vi interessa, vi potrei fare un tutorial appunto come fare occhi e viso con una stessa palettina e anche i due pennelli versatili che porto con me. Quindi, con un beauty piccolissimo con questi due pennelli, riesco praticamente a fare il trucco occhi e viso. Vi faccio vedere gli swatches di questi 3 prodotti. Allora, la terra si chiama Farmer Market ed è un bronzer. A me piace molto perché non è troppo caldo né troppo freddo. Il blush si chiama Summer House. È un malva, direi, e l'illuminante Beach Getaway. Questi sono gli swatches, spero riuscite a vederli. Quindi bronzer, blush e per ultimo qua l'illuminante. Sono molto carini e sono proprio pensati per questo utilizzo che vi ho detto, cioè con un prodotto fare occhi e viso e poterlo portare con me appunto quando sono fuori tutto il giorno. Vi faccio vedere rispetto alla mia mano, è una palettina piccolissima, quindi è perfetta da portarsi in giro.
La. Questa l'ho pagata, vediamo, 16,80 euro in sconto. E assolutamente ne valeva la pena. Invece il secondo prodotto che ho già ordinato e ritirato in negozio è questa palettina di Charlotte Tilbury, Filmstar Bronze and Glow. Questo sapevo cosa andavo incontro perché è un prodotto molto costoso, ma che veramente veramente volevo da un sacco di tempo e non è mai sconto da nessuna parte. E appunto invece ordinarlo online c'era uno sconto, io l'ho pagata 52 euro, mentre mi pare che normalmente a meno di 65 non si trovi da nessuna parte. E niente, volevo provare finalmente qualcosa di Charlotte Tilbury, che è un brand veramente luxury, e questo è proprio il primo prodotto che mi sono concessa e che avevo nella mia wishlist da un sacco di tempo. Se lo apriamo, forse lo apriamo, magari lo apriamo, ce l'abbiamo fatta. Eccolo qui, è un duo con bronzer e appunto illuminante. Sono polveri, anche dalle recensioni che ho visto, che appunto sono pensate per dare un effetto comunque bon min, leggero sulla pelle, quindi da tutti i giorni, ma che però dovrebbero essere molto sfumabili e molto luminose. Io ancora questi due prodotti non li ho provati. Spero che riusciate a vederlo. Bronzer e illuminante, perché appunto mi piacerebbe fare un video con voi dove provo quei prodotti che appunto vi interessano di più o comunque avete piacere di vedere indossati. E quindi niente, questo sacchetto è nell'armadio da tipo un mese e mezzo e non vedevo l'ora di poterli usare, finalmente adesso posso. Yuhu! L'altro prodotto che invece ho già provato e che assolutamente mi ha soddisfatto e valeva la pena di comprare è questa Tangle Teaser. Io non ho mai comprato una Tangle Teaser perché normalmente si usano così, senza un manico, e veramente non è il mio modo di usare la spazzola. Però era un sacco di tempo che una volta lavati i capelli, nel momento in cui dovevo pettinarli da bagnati, mi ritrovavo nella spazzola un pugno di capelli praticamente, e quindi cercavo una spazzola che riuscisse a districarli, uno appunto senza farmene perdere molti e due senza soffrire. E quando ho visto che la Tangle Teaser aveva fatto una spazzola per i capelli bagnati con il manico, non me lo sono fatta ripetere due volte. E da quando la uso mi trovo benissimo, i capelli che trovo nella spazzola sono la metà di quelli che trovavo prima, e quindi questo è veramente un prodotto consigliatissimo. C'era, mi pare, in altri due colori, fucsia e bianca. Io l'ho presa nera perché mi sembrava appunto più comodo, che si sporcasse di meno e più facile da gestire. E è costata 13,50 euro, che appunto secondo me questa li vale tutti, perché da quando ho iniziato a usarla la mia vecchia spazzola è rimasta dimenticata nel cassetto. Procediamo a pescare. Ah sì, l'altro prodotto che ho comprato è la palettina di Natasha Denona, la Mini Glam Palette, sulla quale poi non so dovrò dilungarmi perché ho già fatto un video, ve lo lascio qua in sovraimpressione sempre se ci riesco. E niente, la palettina è questa, comunque ho fatto già swatches, un look, quindi se vi interessa saperne qualcosa di più, pluff, andate appunto a vedervi il tutorial. Andando avanti nella pesca, sono veramente contenta perché appunto adesso li potrò usare alcuni di questi prodotti. Ah, ecco sì. Dopo averne sentito parlare da un sacco di influencer italiane, americane, francesi, di tutto il mondo, mi sono convinta a comprare il correttore Tarte Shape Tape, che visto che l'ho pagato 27 euro, spero veramente che riesca a piallare le occhiaie, che non esistano più e non mi faccia appunto effetto malta, perché altrimenti sarebbe una grandissima delusione dopo tutto quello che ne ho sentito parlare. E alla fine appunto ho ceduto alla curiosità. Questo appunto, se vi va, lo posso provare nel prossimo video e farvi sapere che cosa ne penso. Ho grandi aspettative e l'idea di aver buttato 27 euro così non mi ispira, quindi speriamo di trovarmici bene. Fortunatamente c'era, quel giorno in cui sono andata alla Sephora, una specie di promozione, nel senso che se acquistavi il correttore ti regalavano questa scatolina che contiene una base idratante, quindi un primer e una spugnetta per gli occhi. Io non ho ancora aperto nulla,
comunque sono in mini taglia e sono, apriamolo, e anche un mini setti spray, incredibile. Allora, questa è la mini spugnetta per gli occhi microscopicissima, che magari potrei provare con il correttore. Questo è il mini primer idratante e questo il setting spray microscopico, guardateci, sta così, che però comunque a cavallo nato non si guarda in bocca. Un altro prodotto sul quale sono andata a colpo sicuro è questo blush di KVD, Vegan Beauty, una cosa così, che è ciò che è diventato appunto il marchio di Kat Von D, che è un influencer che non ho mai sostenuto, un personaggio che appunto non mi ispirava molto, quindi senza entrare nel dettaglio non ho mai voluto comprare nulla e quindi supportarla. Da quando lei ha venduto il brand ho deciso di provare qualcosina, infatti ho comprato un rossetto liquido, ma non questa volta a Parigi, e questo blush che avevo swatchato qui a Zurigo in negozio, ma qui costa almeno il 20% tutto in più, quindi di solito swatcho qui, guardo qui e a meno che non sia qualcosa di urgente compro altrove, anche perché questa colorazione, cioè Foxy Glow, era esaurita, ma per fortuna ho potuto trovare il tester e appunto sono andata a colpo sicuro a comprarlo, perché subito mi ha fatto un effetto, a parte il packaging che è veramente carino con questa rosa. Nonostante io abbia molti blush, questa tonalità qui era proprio una tonalità rosa malva che mi mancava, e quando l'ho swatchato in negozio, e confermo anche adesso, è di una morbidezza incredibile, si sfuma benissimo, è un colore che mi piace molto, e quindi davvero questo non vedo l'ora di provarlo sulle guance. Il risultato, il colore è questo, spero che si veda. E niente, questo veramente sono sicura che non mi deluderà, perché è proprio un prodotto che mi sembra appunto valido. Ok, un altro prodotto che ero andata a comprare a colpo sicuro sono questi due rossetti di Huda Beauty, i Power Bullet Matte Lipstick. Ne parlavano tutti e ne ho sempre sentito parlare solo bene. Avevo due colori che mi piacevano da un po' e che volevo provare. Uno è Bachelorette e l'altro Honeymoon. E quindi niente, questa sono andata colpo sicuro e li ho presi, perché appunto lì in negozio erano scontati, non mi ricordo di quanto comunque. Di solito anche Huda Beauty è difficile trovare scontato e quindi ne ho approfittato e li ho presi subito. Ve li faccio vedere. Il primo è una specie di nude rosato. Io sto sempre molto sui colori rosati, sono proprio nelle mie corde, e vabbè, si sente già dalla scorrevolezza, che è veramente una buona scorrevolezza, ed è questo. Mi piace tantissimo il tono di rosa che ha. E l'altro, così vi svelerò già qualcosa di me, è un bellissimo fucsia. Io adoro i colori viola e fucsia, come penso potete anche vedere dal mio trucco degli occhi. E questo colore qui, Bachelorette, era un po' che lo guardavo, lo corteggiavo, e questa volta ho potuto comprarlo. Diciamo che mi ero tenuta da parte un po' di budget per dire ok, adesso vado a Parigi e compro tutto. L'altro prodotto è questa, che dopo aver visto un po' di recensioni contrastanti dalle influencer avevo deciso di non comprare, quindi ero andata lì con l'idea no, questa non la compro. Poi ho provato un pigmento, un impot della Tarte, un rose gold, che costava mi pare 25 euro solo quello. Poi ho visto la palette e ho detto vabbè, non la compro, però già che sono qui swatchiamola. E ho scoperto che uno dei colori della palette, tra l'altro, eccola qua, Anastasia, questo qui sotto, questo qui, è esattamente uguale a quel pigmento in pot che da solo costava una trentina di euro, e quindi niente, alla fine mi sono arresa e ho comprato la palette. Se vi va appunto ve la farò vedere nel prossimo video, intanto qui a fianco dei due rossetti vi swatch appunto il colore che tanto mi era piaciuto, anche appunto alla mattina prima di uscire, questo su tutta la palpebra, un matte sfumato, e è veramente un bellissimo rose gold, guardate che riflessi, mi piace veramente un sacco. E tra l'altro mi sono dimenticata di dirvi i prezzi di un sacco di cose, quindi mi ero fermata al correttore, poi vi ho fatto vedere il blush costa 20, ho pagato 25 euro,
e la palette di Anastasia 54. E quindi niente, quest'anno dovevo comprarle, poi alla fine ho fallito miseramente, però appunto piuttosto che spendere 25 euro per un pigmento, con 50 mi sono comprata tutta la palette e anche questa sono contenta di provarla. L'altro prodotto che volevo provare da un secolo è questa matita, la Brow Blade di Urban Decay, che ha una matita particolare perché da una parte ha questo pennellino finissimo che dovrebbe permettere di appunto fare i peli delle sopracciglia con facilità, e dall'altra ha la matita. Io uso sempre solo micromine così per fare le sopracciglia. Mi piaceva l'idea di avere appunto anche questo pennarellino, ho visto un sacco di recensioni positive e quindi appunto ho deciso di acquistarla. L'altro prodotto che sono andata ad acquistare è il Beauty Blender Bronze Foundation, quindi il fondotinta della Beauty Blender, che è l'azienda che per prima ha fatto uscire le sponge makeup. È fatto così. È pensato, c'è questa chiusura qui che impedisce al prodotto di uscire, è pensato per appunto essere utilizzato direttamente appoggiando la spugnetta qua. Io non lo faccio perché non ho assolutamente voglia di pulire ogni volta l'applicatore, semplicemente lo giro così, lo metto sulla mano, vado con la spugnetta e lo tampono sul viso. Questo è uno dei prodotti che ho provato perché a Parigi avevo dimenticato il fondotinta, quindi l'ho preso appunto per usarlo, e se vi interessa vederlo, appunto ve lo faccio vedere nel prossimo video. Perché vi dico se vi interessa vederlo? Perché adesso arriva l'ultimo prodotto. Vi dico, anzi, aspetta, aspettate, vi dico quanto l'ho pagato, l'ho pagato, l'ho pagato, l'ho pagato, 38 euro. E adesso arriva l'ultimo prodotto che, ecco, questo non era pensato per essere comprato, non avevo assolutamente pensato di comprare due fondotinta. Questo è quello di Zoeva, l'Authentic Skin Finish. Mi ero detta, compro un solo fondotinta, e di questo qui, come si è normale, insomma, nella politica di Sephora, mi faccio dare un campioncino, così lo provo, ci penso, vedo se mi piace. Ovviamente il ragazzo mi fa: ma certo, ti do un campioncino, ma prima non lo vuoi provare sulla tua pelle? Niente, me l'ha fatto provare sulla mia pelle e mi ha fatto un effetto bellissimo lì in negozio. Ho trovato subito un colore che matchava bene e così. E quando mi stava andando a fare il campioncino, gli ho detto: guarda, ok, lo voglio, lo prendo. E anche questo stavo aspettando di farvelo vedere per provarlo, quindi fatemi sapere se nel video vi interessa appunto più questo qui, che ha un effetto più luminoso, o questo qui, che ha un effetto comunque soft matte. Ecco. Questi sono tutti i prodotti che ho comprato a Parigi. Appunto, come vi dicevo, fatemi sapere in info box quale vi interessano di più, perché su alcuni ci sono dei doppioni, tipo per il viso. Abbiamo sia la palette di Charlotte Tilbury che quella della Tarte. Come fondotinta abbiamo appunto questi due. Come rossetti abbiamo quello più fucsia e quello più, diciamo, malva. E mi pare che per il resto invece non ci siano doppioni, quindi nel prossimo video vedremo tutto in azione. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, spero di avervi fatto un po' di compagnia, spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto metteteci un mi piace, se vi va iscrivetevi al canale in modo da seguire tutti i miei video. Vi ringrazio e ci vediamo la prossima volta qui, Shezanna. Ciao!